Con l'arrivo di Sora all'interno del roster di Super Smash Bros. Ultimate si conclude un viaggio durato più di 3 anni. In realtà la chiusura dell'arco di Ultimate è il punto di arrivo di un percorso iniziato più di 20 anni fa su Nintendo 64, una traiettoria che ha permesso a un'idea strampalata di diventare uno dei cardini del videogioco moderno. Chi ha vissuto l'epoca del Nintendone e del cubetto non può non essere legato profondamente a Smash, un videogioco che ha trasceso qualsiasi tipo di definizione e genere, un'opera che incarna perfettamente la genialità creativa del suo autore, Masahiro Sakurai. Una figura che abbiamo imparato a conoscere molto bene negli ultimi anni e la cui persona è divenuta un tutt'uno con la sua creatura. Senza Sakurai non avremmo mai avuto Smash e senza Smash questo canale probabilmente non esisterebbe. Il video di oggi è una lettera di ringraziamento, l'ennesima che rivolgo a Masahiro Sakurai, una dedica rivolta al mondo dei videogiochi, ma anche un'occasione per riflettere sulla crescita del brand e del mio canale. Ripercorriamo insieme quindi la storia di Smash e la vita di Ultimate e ringraziamo per l'ultima volta Sakurai per il suo lavoro. Sta succedendo qualcosa. Ti prego, smash. Ah, ancora me lo ricordo come se fosse ieri. Il primo tentativo di live qua su YouTube, dove collezionai un singolo spettatore, che era il mio coinquilino dell'epoca, connesso solo per vedere se effettivamente lo streaming funzionava. Il finale di quel direct di marzo 2018 fu a dir poco clamoroso. Dopo un 2017 bestiale, capeggiato da Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, era chiaro che Nintendo era tornata sulla cresta dell'onda e Switch aveva tutte le carte in regola per confermarsi come qualcosa di molto di più di un semplice fenomeno di passaggio. L'arrivo di Smash era nell'aria e il teaser, lasciato così a chiusura di un evento tutto sommato soddisfacente, era la ciliegina sulla torta. Un filmato che metteva in luce la sicurezza con cui Nintendo trattava i suoi brand, dimostrandosi molto più consapevole a livello comunicativo, ad anni luce di distanza dalla piattezza dell'era Wii U. Del gioco non fu mostrato niente, ma era proprio un trailer studiato ad arte per solleticare la curiosità dei fan. Chi erano le figure che avrebbero composto il roster? C'erano Mario, il Link di Breath of the Wild, la new entry dell'Inkling, ma gli altri? Chi sarebbe tornato? Quanto sarebbe stato diverso il gioco rispetto a Smash 4? Tutte domande che avrebbero trovato risposta qualche mese dopo, durante le E3 del 2018. È in questa occasione che Nintendo svelò la portata di quello che si preannunciava come il capitolo più ambizioso dell'intera saga. Un brand che da sempre aveva puntato a surclassare sotto ogni aspetto quanto visto in passato, ma che con Ultimate alzava la posta in gioco. Quello per Switch sarebbe stato il capitolo definitivo, magari non l'ultimo, ma un episodio irripetibile per portata ed estensione del roster. Ecco quindi Masahiro Sakurai che da subito gioca con le aspettative dell'utenza e regala forse uno dei momenti più epici che la storia di Smash ricordi. Il trailer di presentazione può inizialmente deludere. L'impatto grafico ricorda tremendamente Smash 4 e il timore è che Ultimate sia una versione deluxe dell'episodio visto su Wii U e 3DS. Potrebbe trattarsi dell'ennesimo porting o uno Smash 4.5, una versione deluxe di un titolo già giocato, ma improvvisamente qualcosa cambia. La musica si ferma, arriva Snake e la scritta che nessuno dimenticherà mai. L'ambizione di Ultimate è quella di racchiudere tutto quello che si è visto da Nintendo 64 in poi in un titolo che promette di diventare la celebrazione definitiva del mondo dei videogiochi. Da non sottovalutare poi lo svolgimento degli Smash Invitationals, dove Sakurai premia personalmente Zero, il pro player vincitore della competizione. È come se in questa cerimonia Sakurai e Nintendo avessero finalmente riconosciuto l'anima competitiva della serie, dopo averla osteggiata per anni in favore dell'approccio da party game. Con l'uscita prevista per dicembre di quell'anno, le basi erano state gettate per catturare l'attenzione del pubblico. In realtà era stata mostrata solo una frazione di quello che Ultimate avrebbe offerto. Con i due seguenti direct dedicati a Smash, uno ad agosto e il seguente a novembre, non solo ai giocatori fu mostrato gran parte del contenuto di Ultimate, ma per la prima volta si aveva la sensazione di conoscere veramente Sakurai. Intendiamoci, il game designer era già da tempo considerato come uno degli autori più influenti della sua generazione e già dai tempi di Melee era noto per la sua incredibile, quanto distruttiva, etica lavorativa,
ma grazie a questi direct e alle seguenti presentazioni dedicate al Fighters Pass, la figura di Sakurai è stata enormemente umanizzata, restituendo l'immagine di un appassionato di videogiochi tanto quanto noi, che si diverte, scherza e gioca con le aspettative del suo pubblico e il cui obiettivo principale è quello di sorprendere i giocatori. L'incredibile conoscenza enciclopedica di Sakurai viene riversata in questi direct, nelle sue storie di vita vissuta, nei suoi giudizi sui videogiochi e nella perfezione dei trailer di presentazione dei vari personaggi, che sono secondo me l'apice raggiunto dall'intera serie. E intanto il claim iniziale, Everyone is here, per quanto sensazionale, era già stato superato. Il roster di Smash Ultimate superava la somma di tutti gli episodi precedenti e in più prometteva l'aggiunta in corsa di nuovi lottatori tramite il Fighter's Pass, proprio come accaduto su Wii U. L'ennesima conferma che questa volta Nintendo aveva una visione chiara su come sfruttare le sue IP e nelle intenzioni tenerle vive ben oltre la finestra di lancio, grazie alla promessa del supporto continuo. In men che non si dica, siamo già a dicembre e il lancio di Smash è un successo senza precedenti. La trazione positiva di Switch gioca a favore di Ultimate e l'ottima campagna pubblicitaria di Nintendo, mirata ai giocatori sia vecchi che nuovi, non fa che aumentare l'interesse intorno al titolo. C'è così tanta voglia di capire la complessità dietro a un combat system all'apparenza semplice ma estremamente profondo nelle sue meccaniche avanzate, che un non proprio giovanissimo youtuber si rende conto che in Italia nessuno tratta in modo strutturato di Smash. Prende ispirazione piazzando qua e là dai grandi content creator americani e con il format delle guide Smash inizia a generare un traffico mai visto prima sul suo canale. L'obiettivo è quello di partire da zero per arrivare poi a livelli avanzati e preparare i giocatori ad un eventuale approccio competitivo. Numeri ridicoli ma impressionanti se paragonati a quanto visto fino a quel momento. Ecco, se c'è una cosa che Smash mi ha insegnato è che c'è spazio per tutti su internet e per trovare la propria dimensione basta aggredire la nicchia giusta e da lì lavorare per espandere la propria influenza. Molti di voi non ricorderanno il periodo d'oro di PMG, le Smash Night, il server Discord e tutta la community di giocatori formidabili che si era riunita intorno al canale per giocare, imparare e migliorare. Forse uno dei periodi che ricordo con più affetto qua su YouTube. Ma come dicevamo, se oggi siamo qui a parlare di Smash è perché Sakurai e Nintendo ci hanno accompagnato ben oltre la data di uscita di Ultimate, non abbandonando mai un titolo in continua evoluzione. Certo, non si tratta di un titolo perfetto, la modalità Spiriti risulta un po' troppo raffazzonata e ripetitiva, il multiplayer mette in evidenza tutte le manchevolezze dell'online play su Switch e i trofei, porca miseria, dove sono i trofei? Ma di fronte alla mole di contenuto che Smash ha da offrire e a un gameplay che non conosce rivali, queste imperfezioni passano rapidamente in secondo piano. Alcune major update hanno messo una pezza, reintroducendo modalità come l'Home Run Contest, è stato aggiunto l'editor degli scenari e la possibilità di condividere le proprie creazioni, senza dimenticare il rudimentale software per l'editing dei replay. La star incontrastata però è stato il Fighter's Pass, tanto da spingere Nintendo a proporre una seconda edizione, addirittura più corposa della prima. Non tutte le aggiunte sono state ugualmente convincenti, ci sono stati alti e bassi, eppure ogni reveal è stato accompagnato da un entusiasmo senza pari da parte della community. Merito proprio dell'amore, del rispetto con cui ogni personaggio è stato confezionato, una cura maniacale riscontrabile nella genialità di ogni filmato di presentazione, nella coerenza dei moveset e da tutti i piccoli dettagli che arricchivano l'unicità dei personaggi. Qui Sakurai si è veramente superato, ma lo ha fatto ponendosi innanzitutto come un giocatore che parla ai giocatori. Doppio controller alla mano, tra una battuta e l'altra in questi anni ci ha raccontato la quotidianità del suo lavoro, ci ha anche fatto vedere la sua casa e ci ha narrato la storia del suo amore per tutti i personaggi di Smash e per i videogiochi in generale. Non potevamo chiedere un presentatore migliore e credo che ognuno di noi almeno una volta si è impazzito dalla gioia nel vedere il proprio desiderio realizzarsi all'interno di Smash. Sia stato il ritorno di Banjo, l'aggiunta epocale di Steve o la coronazione del sogno di vedere Sora in Smash, sono stati così tanti i momenti epici nel ciclo vitale di Ultimate che sarebbe difficile sceglierne anche solo una top 10. Il momento più significativo però è senza dubbio rappresentato dalla storia dietro l'inclusione di Sora, che con un colpo di scena è iniziata già prima del concepimento di Ultimate e dalle preferenze espresse durante i sondaggi dell'era Wii U, e a tornare è anche il nome del mai dimenticato Satoru Iwata, che con un colpo di scena incredibile ha giocato un ruolo attivo per l'arrivo di Sora, lasciando così la sua impronta anche su Ultimate, dopo essere stato uno dei primi a credere nella visione di Sakurai ai tempi del Nintendo 64.
64 e a contribuire attivamente alla realizzazione di Super Smash Bros. Se oggi possiamo far sì che Sonic, Mario e Solid Snake se le diano di santa ragione su uno scenario di Minecraft, mentre la musica di Kingdom Hearts accompagna la lotta, tutto questo lo dobbiamo a Masahiro Sakurai, che con la sua passione, la sua dedizione e la sua totale devozione a Smash ha reso possibile l'impossibile. Chissà quali altri progetti porteranno la firma di Sakurai, chissà se ci saranno altri Smash e se questi saranno diretti dal leggendario game designer. Quello che è certo è che non potrà mai più esistere un crossover così importante come Super Smash Bros. Ultimate. Grazie di tutto, Masahiro Sakurai. Imamade, domo arigatou gozaimashita! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!